la Mishkina. 30, e questo è un po' il colpo che si porta da casa la russa. Il rovescio che lo gioca molto bene sia in diagonale che in lungolinea. Oh sì, un contropiede, questo suntuoso rovescio di Amélie. 30 all. Pari. C'è lo spazio per attaccare. Deve battezzare. Ma no, incredibile. La follia di Amélie. Sei rimasto senza parole. Ma no, io sono contento perché se le faccio io, allora, cioè se le fanno loro, quando lo faccio io sono tranquillo, cioè. Scusa. Lì non ha proprio guardato da che parte la Mishkina andava. Aveva 20 soluzioni, sì. Ha tirato al bersaglio. Cioè veramente questa seconda è una rimessa in gioco. Poi mi direi tu, ma da che pulpito arriva questo commento? No, però insomma, non però, mi sembra che tu avessi una seconda. Beh, insomma, una seconda della Mishkina era una mia prima di servizio. Però insomma, è dotata di 4-5, sì, anche forse qualche cosina in più di centimetri più di me. Direi che è corto. Beh, questa volere. Advantage, Miss Mishkina. Sta dando una mano alla sua avversaria, sì, in sì. Questo gioco. O magari Amélie vuol giocare un po' di più. Forse è stata in campo talmente poco. Brutta okay, cosa. Qui il servizio alla Mishkina. 6-3, 4-3. Ecco, Morris Moore servirà. Con palle nuove. La Besser ha vinto il secondo set, ma è sotto 2-0 nel terzo. Stanno giocando molti singolari juniores e qualche doppio. Ad esempio i numeri 1 Bjorkman e Mirny contro Noel Meltzer, austriaci. Sono in campo i due ammitraggi. Ah beh. Vijay e Anand. Ma contro Gullickson e Shiras. Sì. Beh, Shiras era uno dei più bei ragazzi. Biondo. Americano biondo. Biondo azzurro. Leaf, no? Leaf Shiras. Sì. Quindi insomma, quando incontravi Shiras non era male. Era un bel insomma, vedere. All'epoca ce n'era più di uno di bel ragazzo, eh. Adesso dimmene qualcuno. Beh, esempio Tim Maiocco era un bel ragazzo. Sergio Casale, il mio compagno di misto. Bellissimo, sì, è vero. Maiocco poi sì, anche fine. Sì, sì. Net, first serve. Beh, lo stesso Noah, bell'uomo. Certo. Risposto bene. Poi però non ha saputo interpretare questo punto. Lob o passante, sì, sì, è venuto via una via di mezzo. Lì comunque, a mio avviso, doveva essere un passante tutta la vita. Sì. La posizione lo permetteva. Oh.
Spinge la mischina. E fa bene, costringe all'errore Mauresmo, 15 pari. 15 all. Doppio fallo. È un momento. Qui è un momento che comunque devi mettere qualcosa in più. Sei quasi addirittura d'arrivo e inizi a rigidirti. Oh! Vedi, la prima inizia a non entrare più. Altro doppio fallo. 15-40. Terzo doppio fallo, due palle break Mishkina. Insomma, la Mauresmo si era anche rivolta in passato alle cure. Beh, ormai lo fanno quasi tutti, però. Uno psicologo per cacciare i fantasmi dalla sua mente che ricompaiono puntualmente nei momenti chiavi della partita. C'è il break, la Mishkina sulle palle break non ha perdonato, due ne ha avute, due le ha sfruttate. Quattro pari, dal possibile 5-2, quando sul 30 pari la Mauresmo ha giocato uno smash incredibile. Sì. Beh, questo è il tennis. È girato lì. Quattro pari. Tentato di chiudere, vedi, infatti mima il movimento. Beh. È andata a finire con la testa della racchetta sopra la testa. Oh, che brutto errore. Oh, sì. Le sta dando molto una mano adesso. Mishkina, due errori consecutivi, 0-30. Questa è una bella accelerazione. Il diritto lungo linea. Si è visto Mishkina proprio come ha spinto con i piedi. 15-30. Rivediamo traiettoria della palla di Amelie alta. E qui proprio montata sopra. No, un salto sopra la palla. Ottimo anticipo. E questa fa male. Apre il campo Amelie. No. 30 all. Questo direi, Luca, è piuttosto sintomatico. Qui aveva tutto il tempo di fare la scelta giusta, ma ha aspettato talmente tanto per colpire la palla. Sarebbe andata a due palle break. Sì. Ma aveva tanto di quello spazio, un po' di paura, forse colpisce anche la Mishkina. Ha ragione, nel senso di dire lì dovevo colpire più avanti. E andare avanti col peso del corpo. Palla break che porterebbe a servire Mauresmo per il match. Qui invece è troppa fretta. Quaranta pari. C'è il primo ace della Mishkina. Ok. Ha ripreso un po' di fiducia Anastasia.
Beh, che allungo. Qui si è salvata veramente molto molto bene Amelie. Non era facile questa da tirar su, rivediamo. No. Le grandi doti atletiche qui della francese. Rivediamo. Si dice anche che la paura si sente meno a rete. Eh beh. In teoria, no? 40 pari. Ancora un servizio al centro sul rovescio. Oh, che brutto approccio. Advantage, Miss Mauresmo. Vantaggio, Mauresmo, c'è. È abbastanza normale che la mischina su quella palla cerchi il rovescio perché è il colpo migliore, però in questo caso il dritto ti offre un pochino più di varietà. Seconda di servizio. Beh, molto brava. Molto brava rete, anche se la Mishkin ha fatto il tergicristallo recuperando due palle davvero difficile. 5-4, c'è il break. Mauresmo servirà per il match al cambio campo. 6-3-5-4, ma che fatica. Che fatica. Vale la considerazione fatta all'inizio. Questa Mauresmo con Davenport ha poche possibilità. Se gioca così, questa Mauresmo. Sì. Bella difesa della rete. Ottima difesa della rete. Intanto Astrid Besser è sotto 5-0 nel terzo set. Mentre ha preso il largo Sharapova, 7-6-3-0 con Petrova. Yes, yes, quickly please, thank you. Time. Serve per il match Amelie Mauresmo. È lungo il rovescio di Mishkina, 15-0. Servizio rete 30-0. Fossa la risposta a Mishkina a due punti dalla semifinale. Lei che c'è già stata nel 2003 e nel 2002. Beh, con autorità. 2004-2002, scusate. Quindi vicino alla terza semifinale a Amelie Mauresmo. Ci sono 40, tre match point. Sì. Nelle semifinali precedenti aveva perso da Serena Williams, ma era appunto un'altra Serena. E finisce 6-3-6-4. Amelie Mauresmo è la prima giocatrice in semifinale. Una partita dominata, anche se condita sempre con le paure, le incertezze che contraddistinguono una giocatrice che ha un talento straordinario ma che lo gestisce qualche, a corrente alternata. Qualche titubanza, specialmente in questo secondo set, sai, dopo che vince il primo set 6-3 dovresti essere, diciamo così, un pochino più tranquilla. Ha rimesso in gioco la sua avversaria più di una volta in questo secondo set e, come hai detto tu giustamente, nell'arco di tutta questa partita con la Davenport deve sicuramente innalzare ancora di più il livello del suo gioco, perché con Lindsay la palla inizia a viaggiare a una velocità superiore
e Amélie sicuramente deve fare qualche cosa in più, chiedere qualcosa in più sicuramente al suo gioco. Morismo in semifinale contro vincente fra Davenport Kuznetsova, su questo campo tra poco Mary Pierce contro Venus Williams. Io non mi muovo. Raffaella Reggi non si muove, mi muovo io, quindi un saluto a Luca Boschetto, breve pausa per noi, poi tornerete fra 5 minuti con altro grande tennis da Wimbledon. Tuffo nell'ignoto, per sondarne i misteri, penetrarne i segreti, trovare i suoi tesori. Il mare è il mio mestiere. I cacciatori del mare, martedì alle 21, su National Geographic Channel. Acqua, la nuova fragranza per uomo.